72esima fiera del libro di Como. Sono con Alec Trenta. Buonasera Alec. Ciao, buonasera. Allora, tra poco la presentazione del tuo nuovo e primo libro, sì, che è proprio un libro di esordio, facciamolo vedere, Barba, storia di come sono nato due volte. E esatto. Sei emozionato? È un po', perché immagino, vede, tra l'altro sei giovanissimo. Sì, quanti anni hai, Alec? 26. 26. Ok, studi, sì, progettazione grafica e comunicazione visiva all'ISIA di Urbino. Di Urbino, sì, studio Urbino. Ok, e nella tua storia diciamo subito che è una graphic novel, sì, quindi è una storia a fumetti. Esatto, un romanzo a fumetti. Un romanzo a fumetti. Sì, sì, da, sì, chi sono stati realizzati i fumetti? Da chi sono stati realizzati? Sì. Penso che il linguaggio visivo e per immagini esista già da parecchio tempo, anche perché è un linguaggio abbastanza universale. E nel tuo libro chi se ne è occupato di questo aspetto? L'ho fatto io. Hai fatto, sì, tu, sì, quindi fatto, hai io, fatto anche, sì, sì, la, sì, parte, sì, del, ho disegno. Ho scritto sia la storia che insomma disegnato un po' tutto quanto, e circa 3 anni fa, perché è uscito 3 anni fa, ed è una storia che appunto racconta di questo ragazzo che affronta un percorso di transizione, o meglio di affermazione di genere, e nella storia, sì, appunto si racconta di questo percorso di crescita, un percorso di affermazione di genere, appunto affermazione, proprio perché parla del, appunto, della nascita seconda del protagonista, che è Ale, che per trovare davvero se stesso e cominciare quindi a cercare altro per sé si fa aiutare da il coprotagonista, che è una tigre che si chiama Pablo, e racconta appunto di un percorso di crescita. Tutto questo percorso che comincia in un modo molto simpatico e spiritoso, in uno dei luoghi che più detestiamo fondamentalmente, cioè che servono, per l'amor del cielo, che sono utilissimi grazie a loro, però insomma un luogo un po' particolare. Per me è il luogo del terrore. Ah, per te è il luogo, sì, del terrore. Luogo del terrore. Allora ci accomuna questa cosa. Sì, che è il dentista, e la storia si apre appunto in questo studio dentistico dove Ale si trova per la prima volta a raccontare meglio di sé e del fatto che quindi è un ragazzo trans, e spiega al dentista che è un amico di famiglia, che insomma forse è il caso che debba essere cominciato a chiamare con i pronomi giusti, quindi quelli a cui lui sente di appartenere, che ha un altro nome. E infatti il dentista è un po' incerto, dice, ma io non so bene come ti devo chiamare. Esatto, che sono quelle domande che nell'ignoranza pura, certo, che ha effettivamente senso, perché neanch'io tante cose insomma le sapevo prima di affrontare il percorso, hanno assolutamente senso, e quindi Ale cerca di insomma spiegare in maniera puntuale, se riesce, che cosa significa essere un ragazzo trans, quindi essere un ragazzo poi a tutti gli effetti, e come ci si può comportare quando magari è la prima volta che ci si interfaccia con questo tipo di realtà e di esperienza umana, perché parliamo di un'esperienza comunque umana come tante altre. Certo, tra l'altro attraverso poi questi personaggi con i quali lui interagisce, in fondo Ale risponde anche alle proprie domande, anche lui si fa delle domande rispetto, esatto, al suo percorso, perché non è facile diciamo tracciare una strada in questa no, esatto, direzione. È vero, e in effetti ripensandoci dopo un po' di anni mi sono reso conto che quando ho scritto Barba ho raccontato questo percorso attraverso l'altro, ed effettivamente è proprio quello che hai detto tu. Una cosa che a me ha aiutato molto è che appunto quello che gli altri non sanno non lo sapevo neanche io, e questa è una cosa importante, e magari all'inizio pensavo che fosse scontato che tutti mi capissero, che tutti capissero la mia posizione, e in realtà è un atto di fiducia reciproco e di sforzo anche, chi mi sta intorno dovrebbe capire, ma devo spiegare anch'io che cosa sto vivendo, anche perché è un tipo di esperienza di cui non si è parlato molto fino a poco tempo fa, e parlarne aiuta, anche nelle scuole se ne dovrebbe parlare fin dai primissimi anni di vita, perché è un'esperienza come tante altre, naturale, ed è un'esperienza umana, e parlarne mette a tacere varie paure, varie questioni, e semplifica il percorso di tante persone, questo sicuramente. Certo, è un grande aiuto, può essere, per chi viene a contatto con questa storia, un grande coraggio anche raccontarla, perché vuol dire mettersi in gioco, vuol dire proprio
mettersi un po' a nudo rispetto a tanti temi e a tanti aspetti. E per esempio la relazione con gli amici, con l'amore, cioè come viene accolta questa seconda nascita di Ale? Ma io parlo sempre, insomma, Barba è un po' la mia testimonianza e quindi è un po' il mio percorso. E i percorsi di affermazione di genere sono tutti diversi perché siamo persone tutte diverse e il mio caso è stato, direi, abbastanza fortunato, nel senso che non ho avuto nessun tipo di resistenza da nessuna sfera, diciamo, sociale o amica. L'unica resistenza me la sono, diciamo, messa io perché avevo un po' paura di riconoscermi e non ho avuto nessun tipo di difficoltà. Certo, magari ci sono quelle cose del tipo, ok, conosco questa persona da 20 anni e adesso ha un altro nome, quindi magari spesso capitava che mia mamma sbagliasse nome, ma ci sta, serve tempo per me e serve tempo per gli altri. Per gli altri, certo. E a proposito del nome, il nome ti identifica? Certo. Com'è stato potersi dare il proprio nome? E perché questa è un'esperienza non secondaria. È stata una cosa bella, sì, effettivamente non capita a tutti ed è stato un po' strano anche per me perché mi ci sono dovuto abituare. Cresci con un nome, senti sempre quel suono e improvvisamente decidi di cambiarlo. E io l'ho scelto giocando a testa o croce, quindi insomma, un po' così, casualmente. E sì, è stata una bella cosa. E adesso però lo sento mio. Diciamo che l'utilizzo del nome giusto e dei pronomi giusti fa l'80% di tutto. Almeno per me è stato un momento in cui mi sono sentito molto più sicuro di agire, di interfacciarmi, insomma, alle altre persone. Motivo per cui bisogna sempre un po' stare attenti e magari chiedere come posso chiamarti, quali sono i pronomi che posso utilizzare. E sì. Beh, insomma, questa è l'importanza delle parole. Esatto. Che non sono secondarie. No, assolutamente. Senti Ale, il tuo rapporto con la creatività, cosa ne pensi della creatività? Perché, cioè, si capisce, sei un grandissimo creativo, quindi hai scritto, hai disegnato. È che lo faccio senza pensarci, è una cosa abbastanza naturale l'idea comunque di raccontare delle storie che semplifichino un po' la realtà. Io lo dico sempre, il fumetto magari non è semplice da leggere perché ci sono più livelli che si interfacciano e magari ha bisogno di più letture, poi è una lettura anche molto attiva, cioè puoi scegliere tu dove andare, cosa fare, ma è un grande semplificatore di cose complesse. Forse anche più immediato da un certo punto di vista. Anche più immediato per certe cose e penso mi abbia anche aiutato parecchio a raccontare questa storia. Sai, per immagini è tutto un po' più, appunto, intuitivo e molto più veloce, arriva tutto molto più chiaramente. Certo, e il processo di individuazione quello di cui tratta questo libro. Poi adesso non racconteremo altro perché sarà bello scoprirlo dalle pagine, dai disegni, è molto 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 vivace anche come racconto. E il processo di individuazione in fondo riguarda tutti, perché la difficoltà di individuarsi è presente nelle nostre vite. Se dovessi dare un messaggio a chi ti ascolta, di coraggio anche, di non demordere, insomma, in questo processo che è fondamentale, specialmente dagli anni poi dell'adolescenza in avanti. Diciamo che forse bisogna fare un piccolo sforzo per concedersi l'idea di essere se stessi e quindi stare bene. Sì. Parli un po' piano, bisogna anche alzare un po' la voce, perché noi siamo alla fiera del libro. Allora, siamo nella stanza delle interviste, che in questo momento è un po' più tranquilla, però insomma là fuori si sente tanto rumore, perché per fortuna è una fiera molto popolata. Bene, sì, in effetti c'è un sacco di gente. Cosa ti dicevo? Che sicuramente quello che richiede un po' di sforzo, un po' di coraggio è trovare e concedersi il modo di essere se stessi e stare bene in un certo senso. Si chiama storia di come sono nato due volte perché penso che succeda a tutti di nascere una prima volta e quindi arrivare sulla terra. E la seconda volta è quella in cui ci apriamo un po' la strada.
Nonostante anche delle imposizioni che ci vengono e che magari vanno contro anche il nostro modo di essere, quello che noi sentiamo, quello che noi percepiamo come nostro e che non è detto che corrisponda alla visione che hanno gli altri. No, l'ascolto di sé è la cosa più importante, perché se diciamo suoniamo la nostra canzone, se siamo diciamo connessi a noi, poi ci connettiamo meglio anche con gli altri. Questa è una cosa che ho capito. Poi sì, si nasce due volte, ma anche 3, 4, 5, 6. Adesso sono già in un altro momento della vita e sto già cercando altro. Credo che sia un po' il percorso circolare della crescita, dell'affermazione di... Guarda, qui con me sposi davvero, cioè apri una porta già aperta, nel senso che siamo sempre in formazione. Ed è bello proprio cercare di mettersi in gioco e di vedere un po' dove la vita ti porta a individuare determinati aspetti tuoi che magari non conoscevi e non sapevi di poterti giocare esatto, in questa storia. E ascolta Ale, che progetti hai? Adesso mi devo laureare, okay. Cioè a febbraio insomma, e sto facendo il secondo fumetto. Benissimo, quindi c'è in arrivo un secondo fumetto. Vediamo, non so ancora che forma avrà, però intanto ci sto lavorando e sì, sto lavorando su quello. E hai un'idea delle tempistiche? No, non lo sai ancora. No, sicuramente per febbraio dovrò finirlo, perché è il progetto di tesi, ma da lì poi a magari farlo uscire in una forma un po' più, diciamo, di distribuzione, ecco, mettiamolo in questo senso, non ne ho assolutamente idea, però ci sto lavorando. Benissimo, allora io direi di approfittare intanto del libro che c'è già, che è Barba, che tra l'altro è Editori La Terza. Sì, esatto. Ecco, quindi nominiamo anche l'editore, complimenti. Facciamo vedere qualche pagina, proviamo ad aprire, che così si può anche vedere un po' il tipo di illustrazioni che ci sono. Bellissimo, davvero complimenti. Grazie. Il libro si può trovare, vabbè, stasera ovviamente per il firmacopie, però qua alla Fiera del Libro fino all'8 di settembre. E poi ovviamente in tutte le librerie e in tutti i canali di distribuzione. Bene, grazie mille allora. Grazie a te Ale, che complimenti. Grazie ancora.